Allora, va bene, direi che cominciamo. Buon pomeriggio a tutti. Sono Bruna Zani e sono qui come presidente dell'istituzione Gianfranco Minguzzi, che è un'istituzione della ex provincia, oggi città metropolitana di Bologna. L'istituzione è nata più di 40 anni fa, nel 1980, come un centro studi di e documentazione sulla storia della psichiatria e dell'emarginazione sociale. E per, come dire, impulso di alcuni intellettuali e anche amministratori illuminati, ricordiamolo Perfido per esempio, non so quanti lo conoscono, ma insomma una personalità di lo stesso Minguzzi per l'appunto, Pier Francesco Galli e tanti altri. E la provincia accettò di creare questo centro studi che alla morte di Gianfranco Minguzzi venne a lui intitolato. Si è trasformata poi in istituzione come formula giuridica della città metropolitana, allargando l'ambito non più solo alla storia della psichiatria, ma al tema, al concetto di salute mentale, che quindi, come dire, comprende, è più ampio e comprende una vasta gamma di temi. E al tema della coesione sociale, del welfare sociale, ma anche del welfare culturale. Quindi facciamo, come dire, diverse iniziative di studio, di ricerca, di documentazione e molto di formazione, formazione degli operatori sociali, sanitari, quindi degli enti locali, poi aperto anche alla cittadinanza. E collaboriamo con molte realtà del nostro territorio, quindi la città metropolitana, che comprende comunque 55 comuni, quindi è una realtà complessa, oltre ovviamente al comune di Bologna Centrale. Collaboriamo con la regione, col terzo settore, con le scuole e adesso anche con il Collegio Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale Italiani, perché il direttore attuale è Angelo Fioritti, che fa parte del nostro consiglio di amministrazione. Il Minguzzi gestisce una biblioteca, appunto, che è questa biblioteca, che è intitolata, è una biblioteca della salute mentale e delle scienze umane, intitolata a Gianfranco Minguzzi e a Carlo Gentili. Questo perché è un sistema integrato che comprende tutto il patrimonio librario dell'istituzione Minguzzi, a cui si è aggiunto il patrimonio dell'ex istituto psichiatrico Tonello, che era diretto da Carlo Gentili, che era lui intitolato, e quando l'istituto venne chiuso per la riorganizzazione dell'università, il patrimonio librario dell'istituto psichiatrico Tonello è stato aggiunto fisicamente, diciamo, nel nostro edificio. E quindi la biblioteca si chiama Gianfranco Minguzzi Carlo Gentili. Quindi noi abbiamo una convenzione con l'UNIBO, con l'Università di Bologna, che ci dà un'unità di personale, a cui noi ne aggiungiamo ovviamente un'altra, e tutto il sistema delle utenze. Gestiamo anche un archivio, che è qui in questi locali, perché questo è il manicomio, questo noi ci troviamo nell'ex manicomio Roncati. E quindi c'è un archivio che è un archivio molto importante, un archivio storico che comprende le cartelle dei pazienti, quindi le cartelle sanitarie, adesso mi metto sempre la data, 1810. dall'1810, quindi abbiamo, anzi credo che sia l'archivio che ha le cartelle in continuità nel periodo storico dal 1810 fino al 1980, quando poi è stato chiuso, e tutta anche la parte amministrativa, quindi un patrimonio, un ricco patrimonio. La biblioteca è, come dire, supervisionata, diciamo, da una commissione scientifica paritetica formata da cinque membri, cinque componenti designati dall'università e cinque componenti designati da noi, dell'istituzione Minguzzi. In questa commissione c'è Carlotta Gentili, c'è il professor Berardi, c'è la sottoscritta, quindi già siamo tre componenti della commissione, Angela Tomelli che è con noi collegata online. Quindi periodicamente la commissione si riunisce e decide un po' alcune linee di presentazione, di alcune attività, fra cui appunto la presentazione di libri. E su suggerimento di Carlotta Gentili, che io ringrazio, è arrivata la
la proposta di presentare questo libro, Il simbolo che cura, manuale di attività riabilitativa mediazione artistica, a cura di Enrico Marchi. Io ringrazio chi ha scritto questo libro, chi ha dedicato l'energia a scrivere questo libro e anche altri contributi poi che sono stati dati, i nostri tre discussant, come li abbiamo chiamati, e quindi il professor Mimmo Berardi, il professor Roberto Caterina e la dottoressa Anna Maria. Alessandra, perché ha chiamato Anna Maria anche prima? Alessandra, vabbè, l'ho ribattezzata. Alessandra Mancaruso, che sono qui appunto a discutere un po', a commentare questo testo e saremo accompagnati dalle musiche del maestro Daniello, quindi ringrazio anche questo. La parola a Carlotta. Ti lascio questo? Sì. Sì, va bene. Io comincerei a introdurre questo incontro dando spazio, dando ascolto alle musiche da parte del maestro Daniello, proprio perché la musica è una delle arti che è stata valorizzata nella terapia e da moltissimi, moltissimi secoli. Sì, se mi concedete proprio 10 secondi per dire che cosa. E per avere la Però possibilità vuole di, venire qua? no, non vorrei che sia inquadrato, l'impossibilità di fare cose con il diritto d'autore, invalidità, abbiamo deciso, su richiesta di Enrico, di fare una villanella del Cinquecento. La villanella è la prima forma di canto in cui compare finalmente il nome dell'autore, quindi anche questa in effetti è canzone d'autore italiana. Il titolo è Site Treris. Site Treris da Roma partendo e caccio fin da Vienna. Sito Treis da Roma partendo e caccio fin da Vienna. Che fai la gran amante, a figlia mia che ammazzo della rasa, a figlia mia che ammazzo della rasa. Viaggio sto una luna per usino, né più me muova il sino. Viaggio sto una luna per usino, né più me muova il sino. E già conosco una vita, assicurtiendo d'oggi un nome d'aglio. Astu cortiello torcio non mi matai. Grazie, grazie molto. E alla che ci ha permesso di entrare nell'atmosfera e soprattutto nel tema di questa sera, che è come le arti e la bellezza possono contribuire al benessere della persona e soprattutto, visto che siamo in ambito psichiatrico e psicologico, alla cura stessa dei disagi della salute mentale. Noi abbiamo pensato di presentare questo libro perché io ho avuto l'occasione di poter ascoltarlo, di poterlo conoscere, insomma, e mi ha colpito in particolare anche la ricchezza dei contributi clinico-esperienziali che trasmettono veramente
le funzioni che l'utilizzo dei medium, delle mediazioni artistiche possono avere nel percorso di cura. Poi perché a Bologna, anche a Bologna, benché ci sono nel percorso del DSM c'è stata nel tempo un'attenzione particolare all'utilizzo anche di strumenti artistici per la riabilitazione attraverso il progetto maggiore, quello che riguarda denominato Arte Salute, che si è costituita in associazione che promuove e facilita e crea ogni anno attività tramite il teatro in cui realmente lavorano persone seguite dai servizi di salute mentale accanto a degli operatori, attività riabilitativa ma anche di inserimento e di autonomizzazione delle persone, che si affianca a progetti per sempre di teatro per l'infanzia, per i burattini e all'utilizzo di una radio, la creazione di una radio specifica, psicoradio. Ma nella nostra realtà provinciale, dove ho lavorato per molti anni, nel campo dell'infanzia, l'attività, le arti-terapie sono state utilizzate in molti modi, attraverso progetti che venivano portati avanti e convincevano man mano gli operatori, anche se non c'è stata mai la possibilità di strutturarli così tanto come abbiamo potuto vedere leggendo l'opera il lavoro di Enrico Marchi, che ci ha presentato insieme alle collaboratrici, alle colleghe più che collaboratrici, le dottoresse Nadia Buonamici e Donatella Guidi, che sono due psicologhe e psicanaliste, esperte di lavoro di gruppo e che lavorano anche con l'arte terapia, il cui contributo è quello più diretto, ci raccontano proprio che cosa avviene nell'incontro con i pazienti tramite i loro strumenti, che sono la lettura della fiaba, la lettura dei racconti brevi, con altre. Questo libro è molto ricco di tante esperienze che voi vedrete e che alcuni di noi potranno collaborare, ma mi ha colpito il fatto quanto sia l'esperienza del dottor Marchi, che nasce dai tempi della chiusura del manicomio di Maggiano, che è il famoso manicomio gestito da Mario Tubino nella provincia di Lucca, di cui abbiamo potuto conoscere molte vicende anche al di fuori della psichiatria tramite la sua letteratura, i suoi romanzi, i suoi racconti. E il dottor Marchi ha collaborato alla chiusura, anzi credo che abbia proprio chiuso il manicomio, e utilizzando anche progetti e laboratori che già erano nati all'interno del manicomio per favorire la... Quindi poi mi ha colpito il fatto che le esperienze successive sono molto radicate nella realtà culturale della città e nella realtà storica, e quindi c'è tutta un'attenzione di utilizzare questi strumenti riabilitativi ma anche strettamente terapeutici per l'inserimento, per la facilitazione dell'ingresso dei pazienti a tutti i diritti nella società e il rispetto della storia del gruppo. A questo libro hanno contribuito, oltre agli operatori nelle diverse arti-terapie, anche degli specialisti della materia, il dottor Boccalon, che è il presidente della IAPS, dell'Associazione Internazionale per l'Arte e la Psicologia, e il professor Ferrari, che purtroppo da qualche anno ci ha lasciato e che è stato il docente qua a Bologna della psicologia dell'arte presso il DAMS, di cui c'è un contributo nel libro. Direi quindi, chiederei ai nostri invitati di poter cominciare loro a illustrare dal loro punto di vista. Abbiamo invitato
Il professor Domenico Berardi, che è psichiatra, docente all'Alma Mater, professore ordinario all'Alma Mater, ma è stato anche per moltissimi anni, per la sua carriera, uno dei direttori del CSM della città di Bologna, quindi ha una grande esperienza nella cura e nella riabilitazione nel tessuto cittadino. Poi abbiamo invitato il professor Roberto Caterina, che è psicologo clinico ed è docente dell'Alma Mater, anche lui, ma in psicologia della percezione, della musica e della comunicazione. Quindi a lui chiederemo un contributo specifico su questo aspetto dell'arte terapia. E abbiamo invitato la dottoressa Alessandra Mancaruso, psicologa clinica, che è attualmente responsabile della unità operativa della famiglia, infanzia e adolescenza, che fa parte dell'unità operativa della psicologia territoriale del DSM di Bologna e che lavora tuttora, ma lavora dall'inizio della sua carriera, a contatto con gli adolescenti. E in un particolare servizio creato per andare incontro ai bisogni degli adolescenti e anche dei bambini che incontrano presso l'ospedale dell'unità sanitaria locale e che ci parlerà anche di quanto questo lavoro sia stato diffuso nell'infanzia nel nostro territorio. Quindi invito adesso il professor Berardi a darci il suo punto di vista, il suo contributo, perché desideriamo vedere che cosa, come approfondire questo tema. Grazie, grazie. Ma io ho letto il libro e ho fatto qualche pensiero su come lui, no? Su come Marchi ha articolato l'arte terapia in Toscana e di come la possiamo articolare, l'abbiamo articolata noi a Bologna. E farò due ragionamenti su questo. Però non ho resistito, pur essendo io un soggetto pratico e non pensatore, non ho resistito però al fascino del titolo, il simbolo pure. È irresistibile. È irresistibile. Perché tu dici che l'arte attraverso il simbolo non solo cura, ma conforta, lenisce e in fin dei conti eleva la persona. Quindi non è soltanto questione dei sintomi della malattia, è questione proprio della crescita umana, della strutturazione del sé e della cultura di una persona, no? In effetti il simbolo, poi sono andato a rivedermi qualcosa su cosa vuol dire simbolo, no? E allora ho trovato quella cosa che si trova su Wikipedia da tutte le parti, della creta spezzata, no? Quindi negli antichi greci spezzavano questo pezzo di creta, che naturalmente veniva irregolare, no? E una parte la tengo io, una parte la do all'ospite, alla persona che conosco, alla persona nuova, e poi riconosco questa persona come persona, appunto, che riconosco, nel senso che la conoscevo, attraverso l'incastro di questo simbolo, no? E poi mi è venuto in mente il professor Giordani, dei tempi miei, dei tempi nostri, il professor Giordani che faceva il suo discorso, diceva che la parola simbolo viene dal greco symballon, unisco insieme, no? E lui diceva che l'opposto di symballon è diaballon, e cioè il demonio, il diavolo, quindi che il contrario, quindi il simbolo è l'unione, l'integrazione, la conoscenza. L'opposto della conoscenza è il diabolico, il male in assoluto. In effetti la conoscenza del simbolo è diversa dalla conoscenza del segno, è molto pertinente al nostro mestiere, perché la conoscenza nel nostro mestiere è conoscenza di dei contenuti ideoaffettivi, non di dei concetti astratti. Quindi se uno li prende
solo astrattamente, non arriva da nessuna parte. E allora perché l'arte dovrebbe portare nella persona a dei processi di simbolizzazione che prima non esistevano, quindi trasformare quelli che Bion chiamavano gli elementi beta in elementi alfa, che non è un'impresa proprio così da sottobanco, no? Perché l'arte, e lì sono andato a ripescare i libri del liceo che ancora avevo ottenuto, perché a quell'epoca si vendevano i libri quando avevi finito. È vero, si vendevano, no? Era una forma di arroganza giovanile di venderli. Si compravano anche. Si compravano, comunque l'ho ottenuto. E allora ho trovato questo concetto dell'arte come simbolo, mi sono ricordato ad affrugare di Hegel addirittura, no? Perché Hegel dice che l'arte, insieme alla filosofia, alla religione, compone una triade di tesi, antitesi, sintesi, no? Che ricordate come ragionava lui, che avvicina a Dio, all'uno, all'infinito, a Dio, insomma, in poche parole, senza fare tanti giri. E fa Hegel tutto un ragionamento del rapporto che c'è tra l'arte, il simbolo e il divino. E l'articola nel tempo, cioè lui dice che nell'era prima dei greci l'arte non arrivava all'uno, a Dio, ma era solo simbolica. Simbolica ma di cosa? Non di cose divine, non di cose spirituali, di concetti astratti. Quindi il leone per dire la forza, la colomba per dire la pace. Poi c'è stato il periodo dell'arte greca, che secondo lui non è simbolico, ma accede direttamente all'infinito, portando la bellezza armoniosa e ineguagliabile degli dei e degli eroi. E poi c'è l'arte romantica cristiana, la chiama lui, che torna a essere simbolica, perché si rende conto che l'infinito non è tangibile, ma è spirituale, e torna a essere simbolica, ma non è più un simbolo di un concetto, di un qualcosa di visibile, ma è il simbolo di qualcosa di invisibile. Quindi l'arte, alla fine, per Hegel, è il simbolo del divino. E devo dire che poi te fai questo discorso, no? Dici, come fa l'arte a far crescere la nostra capacità di simbolizzare? Fai il discorso psicanalitico molto classico della mamma, quindi della mamma che le prime esperienze artistiche sono la percezione della voce della mamma, che poi quegli engrammi vengono simbolizzati e di lì parte la strada. Io però ti contrapporrei questo, il profumo, il profumo. Per chi quelli della mia età se lo ricorderanno, Il profumo di Suskin era un libro che piacque molto in quegli anni lì, no? E allora questo povero, come si chiamava, Jean-Baptiste, viene partorito dalla madre nel mercato del pesce. Quindi la madre, che era lì, che vendeva sto pesce o lavorava sto pesce, sente le doglie e l'unico desiderio che ha è che il dolore passi e di liberarsi del dolore e della causa del dolore, che era il poverino. Quindi lo partorisce, lo espelle in mezzo a sto mercato puzzolente e lo lascia lì. Poi dopo verrà beccata dalla gendarmeria, che la decapiterà, perché l'aveva già fatto altre due volte. Ma lui poi diventa un profumiere. Quindi allora, anche se sta mamma non c'è stata proprio come doveva esserci, ci può essere un talento genetico probabilmente, di una capacità di simbolizzare, che ti può permettere di riempire le aree vuote. E io qui faccio un outing. Quando ero giovane, che ero ben più grezzo e ignorante di come sono adesso, mi sono trovato davanti a delle esperienze artistiche che mi hanno folgorato,
ma non c'era terreno perché io le capissi. Non potevo, non avevo la cultura, non avevo la sensibilità, non avevo l'animo. Eppure è successo. È stato, una volta andai a Roma, c'era un'esposizione di Consagra, questo scultore che fa queste grandi opere bellissime. Un'altra volta vidi al teatro, facevo il liceo, il cos'era? Continuo Bozzelli, mi ricordo, e un'altra volta fu Montale, una poesia di Montale, vabbè, insomma. Comunque questo per dire che secondo me è vero che c'è qualcosa di divino nell'arte, nel senso che può arrivarti anche al di là di quelli che sono dei percorsi prevedibili, quindi una magia ci può essere. La madre, va bene, è bellissimo, non ve lo sto a leggere perché perdiamo tempo. Ve lo leggo, due minuti. Senti questo. Dice, la madre di Grenouille, quando le presero le doglie, si trovava all'esterno di un bugigattolo di pescivendolo, in Rue des Fers, e stava squamando dei pesci bianchi che aveva appena sventrato. I pesci, pescati presumibilmente nella Senna la mattina stessa, puzzavano già tanto che il loro odore copriva l'odore dei cadaveri. Ma la madre di Grenouille non percepiva né l'odore dei pesci né quello dei cadaveri, perché il suo senso, il suo naso, era in larghissima misura insensibile agli odori. E a parte questo, il suo corpo era dolorante, il dolore soffocava ogni capacità di ricevere impressioni dall'esterno. Voleva una cosa sola, che il dolore finisse, voleva liquidare il più presto possibile quel parto disgustoso. Era il suo quinto. I quattro precedenti li aveva sbrigati fuori del bugigattolo di pescivendolo e tutti e quattro i bambini erano nati morti o mezzo morti, perché la carne sanguinolenta che usciva da lei non era molto diversa dall'interiore del pesce là sul banco. E la sera tutto insieme veniva spalato via e trascinato col carro al cimitero o giù al fiume. E qui poi continua. Questa è la nascita di Grenouille, che diventa un grande profumiere. Quindi il trauma della nascita. Quindi questa madre che non aveva nessuna capacità di contenimento, però lui ha un dono artistico per cui lui riesce a crearsi, forse dissociativamente, degli spazi suoi con dei simboli suoi che alla fine in qualche modo gli danno vita. Questo mi sembra molto. Basta. Torniamo alle cose pratiche. Una cosa che è molto interessante del libro è che lui, Marchi, fa un discorso sull'arte, il paziente e il terapeuta. Cioè lui dice, l'arte da sola non basta, c'è bisogno che questa esperienza artistica che trasforma gli elementi beta in alfa, cioè che rende simbolico ciò che era presimbolico, sia sviluppata in un contesto di contenimento, comprensione, collaborazione, sussidiarietà. E quindi ci vuole un professionista che lo sappia fare. E quindi spiega come deve essere fatto e come deve essere preparato questo professionista. E poi fa un discorso che a me sembra molto interessante. Dice, benissimo, questo è un setting un po' fluido, perché lì non sei in una situazione strutturata, no? né come oggetti, né come relazione, perché non è che tu sei in una psicoterapia, sei in una situazione dove magari si scherza, si ride, si parla anche a sproposito, quindi è un setting che ti può scappare di mano, questo è il senso, no? Quindi bisogna che chi fa questa cosa
sia capace di stare al gioco, perché una parte importante, io credo, di questa roba è l'esperienza di paziente e operatore, pur nei ruoli, ma di divertirsi insieme, no? Questo mi sembra, perché questo va oltre, questo crea, diciamo, nel rispetto dei ruoli, crea anche quel quanto di fratellanza che poi serve per fare le cose che veramente sono fatte bene. E poi l'altra cosa che lui dice, che pure mi piace, lui dice, noi abbiamo questo gruppo aperto, per cui gli operatori che sono incuriositi possono attraversarlo per un po'. Allora, questo mi pare importante, perché in fin dei conti, se si mette in piedi qualcosa che ha a che fare con l'arte, effettivamente può arricchire tutti, e non soltanto il paziente. Quindi questo è un pensiero che voglio sottolineare. Poi cosa descrive lui? Lui descrive questi gruppi Halifax, che sono dei gruppi di psicoterapia di gruppo che hanno come incipit un evento artistico che però non si riproduce l'arte, se ne discute. Quindi, diciamo, diventano qualche cosa che va un po' dilato al discorso arte-terapia. Noi a Bologna che cosa abbiamo fatto? Poi lui fa un altro discorso e dice, fa un po' la storia, no? Di come questa roba parte nei tempi del manicomio, poi va avanti, eccetera, eccetera. E va avanti soprattutto in quei luoghi più adatti, cioè quei luoghi in cui ci sta più di un paziente alla volta. Quindi i centri diurni e le parti. Ora, i centri diurni noi non li abbiamo più. E dirò due parole su questo, ma i reparti li abbiamo, e allora effettivamente se tu vai in un reparto è un'esperienza triste stare in un reparto, triste per i pazienti, io credo, triste per i medici e gli infermieri, per me di sicuro, a me mi si stringe il cuore nel reparto, quindi mi sembrerebbe quanto mai opportuno approfittare per fare una cosa del genere in reparto. I centri diurni non li abbiamo più, perché noi siamo passati al budget di salute. Cioè noi, tutte quelle attività a sostegno del paziente che si facevano nello spazio dell'istituzione, quindi che sia un periodo in residenza, che sia una semiresidenza, noi abbiamo pensato di utilizzare quelle risorse per fare dei progetti individualizzati e socialmente integrati. E allora quelle esperienze di arte terapia che pure c'erano nei centri diurni, adesso sono esperienze individualizzate nello spazio del budget di salute. Però secondo me la cosa che più connota Bologna è quella che diceva la Carlotta prima, cioè noi da tutto l'insieme delle esperienze di arte terapia sono emerse due cose molto grosse. È emerso il teatro, arte e salute, è emerso gli artisti regolari. È vero. Il teatro è una cosa grossa, ma grossa veramente, perché noi siamo in consorzio con il teatro cittadino dell'Arena del Sole, dove c'è il fior fiore di artisti e di intellettuali, e con Livonne e con l'Angelo hanno fatto delle cose bravissime loro, li hanno portati in Giappone, hanno fatto degli spettacoli, hanno vinto dei premi, quindi lì non è tanto, diciamo, si va oltre il discorso terapia, lì si va proprio al discorso di spendere la credibilità del dipartimento e dell'azienda per offrire a queste persone una possibilità di un'entrata in società agevolata e favorita, entrando nelle porte giuste, ecco, non sempre dalle porte di servizio. Questo è quello che abbiamo fatto e funziona molto. Io personalmente credo che il teatro sia di tutte le forme di arte terapia, per la mia esperienza personale, scusatemi gli esperti se dico degli strafalcioni, parlo di esperienza, mi sembra la più potente, il teatro.
ho un caso che mi ha folgorato. C'era un ragazzo, una via di mezzo fra una forma lieve di autismo e una gravissima di disturbo di cluster B, una roba, un rodeo quotidiano. A un certo punto è arrivato al teatro dei Burattini, ma ti dico, ha trovato la sua... Sì, ha trovato la pace, lui e noi. Ha trovato la pace. L'altra cosa grossa che è successa qui a Bologna è questa aspetta, voglio dire il nome preciso, Collettivo Artisti Irregolari. Collettivo Artisti Irregolari, non so se te l'hanno fatto vedere il murale, non te l'hanno fatto vedere. All'entrata? Sì, sì, sì. Te l'hanno fatto vedere. Quello è del 14, mi pare, del 2014 era, no? Che ci siamo consorziati con questa, come si chiama, Nobel, no, Nobel, qualcosa Nobel, insomma, un'associazione di... Sì, quella di Jacopo Fo, che c'ha... Sì, di Jacopo, Nobel, qualcosa, e lì si è creato, il dipartimento ha messo degli spazi, ha messo degli educatori, e ha messo soprattutto una rete, perché queste persone producono arte che viene venduta e noi offriamo, diamo un aiuto per venderla, sia dando lo spazio per l'esposizione, che sia avendo creato un sito dove chi vuole può vedere queste opere. E queste opere vengono vendute, e vengono vendute con i soldi proprio, no? E quindi questo, e questo secondo me è il senso dell'empowerment che noi andiamo dicendo. Ecco, quindi rispetto alla vostra esperienza lucchese, noi abbiamo preso più questa piega qui per come è fatto questo nostro dipartimento. E, no, ecco, ti volevo un po' raccontare, sì, sì, e confrontarmi, quindi niente, quindi è stato un piacere leggere il libro e complimenti ancora. Grazie. Allora, ti chiederei di accomodarti, certo, perché le nostre... E sì, chiedo, sì, al professor, esattamente con calma, e chiederei al professor Caterina. Abbiamo il desiderio di mostrarvi tutto da lontano e quindi... Facciamo questo turnazione. Scrivina, per favore. Allora. E a lei. Allora, innanzitutto buonasera, grazie per avermi invitato. E grazie anche, diciamo, di chi ha parlato prima di me, perché ha detto, diciamo, delle cose che mi sembrano molto rilevanti dal punto di vista, diciamo, introduttivo e per la presentazione di questo libro che io ho letto e che mi è, diciamo, molto piaciuto e di cui adesso vorrei dire alcune cose specifiche su una materia che insegno. Le arriva la mia voce là in fondo? Sì. Ecco, che è diciamo, la psicologia della musica e della percezione. Insegno al DAMS, ecco, quindi in continuità anche, diciamo, con alcune persone come Stefano Ferrari, che lei aveva ricordato prima. Allora, questo libro di Marchi, ecco, si occupa anche della musica in alcuni luoghi specifici, laddove riprende la grande tradizione di Puccini, naturalmente. Ecco, ci arriviamo a questa. Ecco, prima di arrivare a questa esperienza della grande tradizione di Puccini, volevo dire anche una cosa, e riallacciandomi all'intervento che aveva fatto lei prima e che aveva sottolineato come l'esperienza del teatro fosse, diciamo, fondamentale per le arti terapie, qui vorrei ricordare, diciamo, che tutte le arti terapie hanno due matrici, una che appunto nasce all'interno della psichiatria, come ben sanno tutti, e l'altro che nasce all'interno dello psicodramma, che poi dopo ha avuto varie modulazioni fino a diventare role playing, che praticamente è il parente stretto, naturalmente, ecco, dello psicodramma. Quindi
Il role playing è importante perché? Perché permette, diciamo, anche quello che diceva lei, di dire che l'arte non è di per sé solo sufficiente per la terapia. Ci vuole anche, diciamo, una partecipazione del terapeuta e del paziente. E di qui poi questo titolo che anch'io trovo fascinoso, simbolo. Simbolo vuol dire trasformazione, questo naturalmente dai tempi di Jung e poi dopo di Bion che è stato citato. Vuol dire quindi trasformazione, vuol dire quindi un processo di appropriazione, diciamo, di ciò che viene vissuto, non imposto dall'esterno. Quindi l'arte non è che è imposta, non è che è subita passivamente, ma è elaborata attivamente. Diciamo, tutti i programmi di arte terapia prevedono, diciamo, questa elaborazione attiva. Come? Per esempio, nelle esperienze che cita Marchi su Puccini, è chiaro che non è che uno, diciamo, fa sentire Puccini punto e basta. C'è, diciamo, tutta una discussione con i pazienti e con gli altri per arrivare, diciamo, a un canovaccio comune che si può rappresentare. Che vuol dire questo canovaccio comune che si può rappresentare? Che i pazienti, gli utenti sentono, diciamo, come proprie, diciamo, queste cose che vengono rappresentate. Quindi sentire come proprio fa parte, naturalmente, ecco, del processo terapeutico, fa parte del processo terapeutico anche saperle gestire. Ci sono state, ecco, delle esperienze simili a quelle di Marco, che aveva fatto qualche anno fa un mio collega che poi è scomparso all'ospedale di Quarto, che era Dennis Gaita. Dennis Gaita aveva fatto delle cose molto divertenti, aveva preso appunto la Ida e aveva tutta trasformata la famosa Ada, aria celeste Ida, era diventata celeste Cilia, tanto per dirne una. Oppure il Guglielmo Tell era diventato un motel svizzero molto noioso, per cui appunto una voce poco fa diventava una noce poco fa, la norma traviata. Ma anche l'atto Gaita appunto arrivava a questi diciamo composizioni grazie all'aiuto dei suoi pazienti, perché i suoi pazienti, ecco, dicevano quello che sentivano, per cui dicevano, per esempio, ecco, una voce poco fa, ecco, mi ricordo proprio una voce che mi cade in testa, ecco, e da lì appunto si costruiva un qualche cosa che effettivamente veniva vissuto dai pazienti. Quindi questo aspetto del vissuto personale è molto interessante ed ha un legame sia, diciamo, con i processi dell'emozione, perché gran parte appunto dell'arte terapia è un processo che consente la regolazione delle emozioni, consente di appropriarsi delle proprie emozioni, di viverle come pensieri, ecco, per utilizzare un po' la terminologia bioniana, per cui le emozioni si trasformano anch'esse in pensieri, e questo, diciamo, è proprio l'aspetto simbolico e della personalizzazione. Questo avviene soprattutto nella musica, perché la musica presenta, diciamo, questo, diciamo, processo, ed è da una parte c'è, diciamo, nella musica un aspetto di sorpresa, che appunto uno sente una musica, viene attratto, e quindi c'è, diciamo, questa sorpresa che poi scuote il corpo, no? Che poi chi si occupa di emozioni sa che si chiama arousal, cioè l'attivazione corporea. E dall'altra c'è la ripetizione, ci sono tante forme nella musica in cui la ripetizione è presente. Una di quelle più famose è l'aria con il da capo dell'opera settecentesca. Ma che cosa serviva questa ripetizione? Serviva proprio all'elaborazione delle emozioni, a poterle tenere dentro di sé, a poterle elaborare. Quindi aveva, diciamo, una funzione terapeutica che già, diciamo nel Settecento, appunto, in qualche maniera si poteva capire. E quindi, ecco, su questi aspetti, ecco che la musica può essere utile all'interno dei processi di arte terapia proprio per riappropriarsi delle proprie emozioni e per saperle in qualche modo gestire attraverso un percorso personalizzato. Di questo percorso personalizzato, ecco, qui vorrei fare, diciamo, un piccolo esempio, perché, diciamo, riguarda una persona che sia Marchi, sia io, sia anche tante altre persone conosciamo, che è Graziella Magherini, la quale, diciamo, ha fatto, diciamo, proprio un suo modello di fruizione estetica,
In questo suo modello di fruizione estetica, lei prevedeva, diciamo, questo fatto, ecco, che non tutti guardano l'opera d'arte, non tutti sentono, diciamo, l'opera d'arte con gli stessi occhi, con lo stesso orecchio. C'è comunque, diciamo, una personalizzazione di quelli che sono gli elementi salienti. Lei aveva fatto questo studio sul Davide di Michelangelo, ma la stessa cosa può essere fatta anche in musica. Per esempio, Gabrielson, che è uno studioso che si era occupato proprio delle emozioni molto intense in musica, chiedeva appunto ai musicisti di indicare quali passaggi li facevano, per esempio, emozionare, li facevano accelerare il cuore, li facevano, cioè, emozionare a tal punto. E questi passaggi erano precisi, non era tutto l'opera, erano dei passaggi precisi che non necessariamente erano gli stessi per tutti. Quindi ognuno aveva, diciamo, un suo percorso personalizzato, quello che poi Graziella Magherini prende, diciamo, dal modello bioniano come fatto scelto, che cioè uno prende, diciamo, una cosa che riesce, diciamo, in qualche maniera a fare, diciamo, presa, ecco, sulla persona, a creare questo contatto, quindi di qua questo simbolo. E quindi, ecco, questo aspetto terapeutico che la musica può avere è, diciamo, importante. Io ho trovato, appunto, nelle esperienze e in ciò che dice Marchi, diciamo, un aspetto molto interessante. E, diciamo, voglio, adesso non è che voglio dire tanto di più su questo, però voglio dire che questo percorso personalizzato della musica la si ritrova in tante, diciamo, opere, non so, per esempio, anche nel campo delle neuroscienze, che adesso sono, diciamo così, alla moda, ecco, perché ci sono, diciamo, ecco, alcune persone che hanno studiato il cervello, diciamo, di chi ascolta musica, e beh, si vede che chi ascolta la musica che piace, che gli piace, il cervello si illumina tutto. Chi ascolta la musica che non gli piace, si illumina meno, si illumina alcune cose. E non è poi la stessa, diciamo, musica che piace a tutte le persone. Alcuni può piacere e altri no. E questo proprio è il compito del terapeuta, capire, diciamo, che cosa può, diciamo, creare questo contatto, può creare, diciamo, questa comunicazione. Quindi è molto vero quello che dice Marchi, quello che diceva prima, si diceva prima, l'aspetto terapeutico nasce appunto da questo dialogo. È impensabile che l'arte in sé per stesso lo possa dare. E qui c'è anche un bel esempio che faceva Gaida, non so se te lo ricordi, diceva, se noi per esempio prendiamo la marcia trionfale della Ida, no? Allora diceva, ecco, la marcia trionfale della Ida dovrebbe far diventare tutti quanti, diciamo, energici e allegri. Così non è, perché naturalmente se deve essere in qualche maniera interiorizzata, deve essere fatta propria da chi la sente. Quindi questo farla propria fa parte proprio di questo processo terapeutico di cui si diceva prima. E allora, quindi, questo percorso, appunto, personalizzato è importante, appunto, proprio per creare, diciamo, la via terapeutica, ecco, per così dire, che le arti terapie possono in qualche maniera rappresentare. E sempre, diciamo, in questo percorso personalizzato, ecco, noi possiamo vedere come quello che conta alla fin dei conti è la musica che piace, cioè quello che piace, quindi il criterio estetico è quello che è, diciamo, rappresenta l'elemento fondamentale, appunto, per poter poi inserirsi in un processo terapeutico. Dunque, volevo forse anche, diciamo, concludere, dire qualche cosa su alcuni aspetti che possono essere legati, diciamo, a quello che dicevo prima, essere l'aspetto narrativo, ecco, perché in tutto questo, nell'arte terapia è molto importante l'aspetto narrativo. Si crea una storia insieme, come appunto fa Marchi. Questo aspetto narrativo nasce un po' dal linguaggio musicale in quanto tale, cioè in Bertì, che appunto aveva proprio visto come, per esempio, nella musica che noi sentiamo, che è quella dell'armonia tonale, no? C'è, diciamo, un alternarsi tra la tensione, per cui, ecco, c'è una tensione e poi c'è un ritorno, diciamo, sulla tonica. Allora, questo alternarsi tra la tensione e la distensione
crea un prima e un dopo, quindi crea, diciamo, questo percorso narrativo. Non è il solo, però, perché c'è anche, diciamo, un percorso narrativo che può essere creato attraverso dei simboli, attraverso delle immagini, come con dei più sì. E quindi, ecco, questi percorsi narrativi possono essere proprio creati all'interno, diciamo, di queste esperienze che voi fate. Per esempio, nel libro c'è l'esperienza del collage che viene descritta. Anche questo, appunto, è un po', diciamo, un percorso narrativo che viene fatto attraverso delle immagini. Quindi analogo a quello che faceva in musica di Debussy. Mentre, diciamo, l'aspetto più tradizionalmente narrativo è quello che riguarda la lirica, quindi queste erano alcune cose che volevo dire. E quindi ecco questo un po', ecco, è importante perché proprio, diciamo, questo contributo personalizzato consente, diciamo, di regolare le emozioni, consente di poter utilizzare l'arte in termini terapeutici e consente anche poi di cogliere quello che è il valore universale che l'arte può avere, perché c'è, diciamo, un valore universale, no? Una grande opera d'arte come quella di Michelangelo oppure un'opera di Beethoven ha un valore universale. Da dove viene questo valore universale? Viene dal fatto che, diciamo, da alcuni percorsi personalizzati poi c'è una comune condivisione delle emozioni, perché le emozioni si condividono, c'è, diciamo, una condivisione delle emozioni partendo, diciamo, da esperienze differenziate, ed è quello che avviene, per esempio, per cui una grande opera d'arte può colpire il cuore del contadino e del musicologo, appunto perché c'è, diciamo, questa comunicazione delle emozioni. E anche questo aspetto comunicativo delle emozioni penso sia molto rilevante, diciamo, all'interno delle arti terapie e viene anche evidenziato, ecco, nel libro di Marchi e dei suoi collaboratori. E con questo concludo, vi ringrazio. Allora, ringraziamo in questi due primi interventi. Mi sembra che già abbiamo visto quello che succede un po' leggendo questo libro, che quando ci occupiamo di arti terapie ci chiediamo perché funziona, perché l'elemento artistico e l'elemento bellezza ci coinvolgono. Il professor Berardi ha cercato antiche fonti e un suo percorso che si richiama anche alle sue esperienze personali, che ha posto una domanda al dottor Marchi, oltre ad avere puntualizzato molte cose a cui lui potrà rispondere, ma anche questo interrogativo, no, sulla nascita di questo personaggio straordinario, di questo bellissimo libro. E poi invece il dottor Catrina ci ha spiegato come le emozioni ci colpiscono, sono comunicabili e per questo sono un tramite, sono un elemento importante che fa funzionare, che rende attiva l'arte terapia o le terapie tramite l'arte. E questo è uno degli elementi principali che lui ci ha trasmesso, oltre al fattore della personalizzazione, richiamando anche il contributo di Graziella Magherini. E quindi ringrazio tutti e due di averci introdotto, e mi sembra che tutti e due abbiano dimostrato quanto ci si senta coinvolti, ecco, leggendo il libro alcune sue parti. Adesso chiediamo alla dottoressa Mancaruso di parlarci del punto di vista di psicologa dell'evolutiva. Estremamente interessante, avevo detto a Carlotta vengo, imparerò molte cose ed è proprio così. E, ho avuto anche il piacere di leggere il libro del dottor Marchi, e che è importante anche perché mi sembra che definisca ancora una volta, come dire, l'arte, l'utilizzo dell'arte all'interno dei percorsi terapeutici, riabilitativi, distinguendola proprio dall'offerta ludico-creativa. Non è un'offerta ludico-creativa, l'arte pura.
l'arte cura all'interno di una relazione significativa, che è quello che è stato ben rappresentato, sempre all'interno della relazione significativa. Anche io ci tengo molto a sottolineare questo, perché non è sempre scontato anche all'interno dei nostri servizi. E poi veramente apprezzabile la chiarezza, lo dicevo prima, mi ci sono ritrovata in molti passaggi, perché il fruitore, il lettore, proprio percepisce cosa si fa e come si fa all'interno di quel servizio, quindi ci si riconosce nella lettura. Come diceva la dottoressa Gentili, sono psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva, e da pochi mesi ho un incarico come responsabile di unità operativa semplice, e all'interno di questo incarico, tra i diversi impegni, ho avuto quello di partecipare, diciamo, al processo di riattivazione e ricomposizione anche dell'equipe curante di un centro metropolitano di secondo livello che si chiama Il Faro, contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. E lo cito perché nella ricomposizione, come dire, dell'equipe è previsto proprio l'educatore arte terapeuta. È il primo pensiero che ho fatto, perché questo non è poi un caso. L'arte terapia viene considerata come percorso elettivo. Prima si faceva riferimento, no, alla dimensione traumatica, al simbolo che unisce, no, e rispetto alla dissociazione anche. Alcuni autori sostengono, come dire, anche che attraverso l'arte, questa è una domanda che poi anche le pongo, attraverso l'arte, attraverso l'uso dell'immaginazione, si possa accedere a ricordi traumatici all'interno di una relazione sicura. E attraverso l'arte quindi si può anche attivare un percorso, come dire, di rielaborazione e quindi di narrazione anche delle dimensioni traumatiche. Ma in effetti, andando anche a leggere un po', una delle pioniere, considerate pioniere dell'arte terapia, è un artista, fotografa, che fece questa esperienza con i bambini in un ghetto di Praga, dove appunto ebbe la possibilità di vedere come i bambini utilizzavano i disegni per rappresentare i soprusi, insomma le violenze e come tentavano anche di elaborare i lutti e le perdite. E quindi in effetti, come dire, nasce da una dimensione molto traumatica, ecco, questa esperienza. Ma poi volevo dire fondamentalmente due cose, volevo rappresentare. Una, che come psicologa dell'età evolutiva, gli psicologi dell'età evolutiva, ma anche i neuropsichiatri dell'età evolutiva, cioè chi lavora in età evolutiva non ha scampo, utilizza arti espressive, perché i bambini non usano il linguaggio come canale comunicativo privilegiato, solitamente è quello grafico pittorico inizialmente, che usano per rappresentarsi come stanno percependo il mondo, come lo stanno rielaborando. E quindi noi, nella nostra cassetta degli attrezzi, nel iniziare un percorso diagnostico, utilizziamo tutta una serie di test, i famosi test nel disegno del bambino, dell'albero, della famiglia. Il test del bambino sotto la pioggia, che a me piace molto perché permette di rappresentarsi rispetto a un'avversità, e quindi ci sono questi disegni con degli ombrelli enormi o impermeabili spessi che isolano completamente rispetto all'esterno, o piogge tratteggiate che cancellano, come dire, la figura della persona sottostante, quindi veramente evocativi. Oppure mi sono venute in mente le favole della Dusse, teoria psicoanalitica, le famose, no, 10 favole che toccano dei passaggi dello sviluppo psicoaffettivo, sono 10 storie che il terapeuta, lo psicologo, il neuropsichiatra propone, e viene chiesto di decidere, come dire, il finale di queste storie. Cioè, non sto dicendo ovviamente che facciamo diagnosi attraverso l'uso di disegni, ma neanche con i self-report in realtà, no? Facciamo un insieme, come dire, di osservazioni, ci sono degli indicatori che ci possono orientare. Oppure, per quanto riguarda le reazioni gestuali, il TAP, le tavole che rappresentano dimensioni relazionali per le quali viene chiesto di raccontare la storia, come dire, cosa rappresenta, cosa è successo prima, che cosa succederà dopo. E sono poi anche questi dei mezzi per approcciarsi, come dire, con i bambini, come dicevamo prima, sempre per stabilire, no, una relazione significativa con loro.
Parlo di bambini, in realtà io lavoro poi da tanti anni in un servizio appunto che si occupa di adolescenti, ma anche per quanto riguarda gli adolescenti comunque il canale privilegiato spesso non è quello del colloquio clinico, spesso sono le loro poesie, la musica che loro apprezzano, il disegno, la visione di un film, di una serie TV, la serie TV preferita, e quindi la possibilità di riflettere che cosa sta accadendo all'interno di quella narrazione. E il servizio dove lavoro, io adesso vorrei essere brava come i colleghi che mi hanno preceduto nella loro capacità, come dire, descrittiva, e anche come il dottor Marti, perché vorrei rappresentare che cosa succede all'interno del servizio dove lavoro e rendere bene chiaramente l'eccellente lavoro che fanno i nostri educatori, perché noi abbiamo una grande fortuna in effetti all'interno di questo servizio che è dedicato all'urgenza psichiatrica in età evolutiva, quindi arrivano ragazzi, ragazze solitamente dopo un accesso al pronto soccorso in seguito a tentativi di suicidio con esiti sanitari importanti, gesti autolesivi, grandi stati di angoscia, ci sono grandi dimensioni di disregolazione all'interno del nostro servizio. Quando arrivano, adesso non vi racconto ovviamente tutta l'attività del servizio, ma volevo proprio focalizzarmi sull'uso delle tecniche espressive, quando arrivano, dopo una serie di cose che ovviamente succedono, l'incontro col medico, la psicologa, il coinvolgimento dei familiari, fin dall'inizio, ad un certo punto incontrano anche l'educatore e l'educatrice, e appena possibile entrano in una stanza. Dentro il nostro servizio c'è questa stanza che non è abbastanza grande, contiene, come dire, un tavolo da 14 persone, più o meno, due divanetti, ci sono degli strumenti musicali, abbiamo un bel pianoforte, delle chitarre, che è sempre attivo, è sempre presente il lavoro della ceramica, perché abbiamo una ceramista come educatrice, così come un musicista, e anche sempre tutta l'attrezzatura per il disegno. Ecco, questa è una stanza che funziona un po' come un'officina, non è un laboratorio, non c'è una attività preordinata, c'è la possibilità di entrare e lì possono i ragazzi accedere a queste attività. I nostri educatori sono molto, loro dicono accogliamo i ragazzi a richiesta zero, quindi quando arrivano non c'è nessuna pressione. Il messaggio è vai bene come sei, un'accettazione radicale, diciamo, del come sei, questa richiesta a zero ovviamente ha un tempo, poi inizieranno invece altre questioni, però il fatto di fare o non fare l'attività non sposta l'ambiente, cioè questo ambiente funziona lo stesso, esiste lo stesso anche indipendentemente comunque dal fare. E l'altro aspetto che loro utilizzano è il stare in un continuum, che mi sembra molto interessante, perché si citava anche prima un concetto simile, stare in questo continuum tra due polarità, che sono uno l'atto artistico puro, il fare puro, cioè è possibile che un ragazzo possa fare anche, diciamo, non ingaggiato nella relazione, dove possono accedere principalmente i ragazzini più in difficoltà appunto nella relazione, più mutacici, e il polo opposto, quindi loro lavorano in modo dialettico, al polo opposto invece l'estrema l'iperrelazione, dove approdano i ragazzi, per dire come fanno, ipermentalizzanti, iperverbalizzanti, quelli che faticano a decentrarsi e nell'attività. E quindi loro sono molto capaci appunto di osservare i ragazzi, lo stile proprio dei ragazzi, e osservare come si posizionano tra queste due polarità e quindi anche decidere dove fare pressione per cercare di aiutare, diciamo, i ragazzi che si ingaggiano esclusivamente dal punto di vista relazionale, aiutarli, no? ad avvicinarsi nella famosa via di mezzo, diciamo, questo è. E questa è un'esperienza. Ne dico altre due, poi concludo perché appunto penso che sia utile lasciare il tempo proprio al dottor Marchi presentare il libro. L'altra invece è una stanza che funziona a modo di laboratorio, che fa parte sempre del nostro servizio, ma è in un altro poliambulatorio, che funziona invece come laboratorio, nel senso che ogni giorno è dedicato ad un'attività. Quindi ad esempio il lunedì pomeriggio si guardano i manga e le anime, si leggono i manga,
che è un'attività molto apprezzata da molti ragazzi attualmente, e ha un orario, e lì invece funziona proprio quasi come una, appunto come un'attività molto strutturata con un inizio e una fine. E se, solitamente è un luogo dove accedono in una seconda fase. E poi ultimissima esperienza, che è nata da poco per i ragazzi ritirati, che è presso il Museo della Musica, e quindi torna al tema appunto della musica, che mi sembrava veramente molto interessante, quindi un luogo esterno al servizio. Si va al Museo della Musica, dove ci sono dei maestri, dei musicisti, che tengono proprio una lezione molto partecipata da parte dei ragazzi accompagnati dagli educatori un giorno alla settimana. Questa è l'esperienza, ma come dire, progettata da tempo, ma si è realizzata. Il primo incontro c'è stato la scorsa settimana, che è andato anche molto bene, ma avremo, come dire, modo di vedere e di osservare poi l'andamento. Quindi appunto l'uso delle arti espressive all'interno della neuropsichiatria infantile è assolutamente importante, e concludo anche dicendo che sarebbe importante che già si sono riattivati anche a scuola dei laboratori che utilizzano, come dire, le arti espressive, dei laboratori, però ecco, è auspicabile anche che come prevenzione primaria ci fosse la possibilità di implementare questo tipo di esperienze, penso soprattutto dopo questi 2 anni dove i ragazzi hanno avuto, come dire, grosse limitazioni da parte dal punto di vista, no, relazionale e dell'utilizzo anche del corpo, l'implementazione proprio di laboratori esperienziali da questo punto di vista. Quindi grazie, grazie veramente. Grazie di aver toccato l'area dell'età evolutiva, l'area traumatica, che credo che sia un elemento veramente centrale, no? In cui può essere preziosa, e come il professor Berardi prima si augurava, no? Che l'arte potesse servire nei luoghi più chiusi, più tristi per lui, che sono i reparti, così ci diceva la dottoressa Mancaruso, che invece possono essere utili, che oltretutto possono essere utili, non invece, anche in senso preventivo. Quindi c'è così un vasto ventaglio in cui si può individuare un prezioso, e quindi anche questo manuale può essere utile a diffondere la conoscenza. Grazie Alessandra. Allora, invito il dottor Marchi. A chi è? A spiegarci per qual è il motivo per cui ha così scritto questo libro, così articolato. Ecco, allora, intanto un ringraziamento veramente cordiale per questo invito, per questa situazione prestigiosa. C'è storia qui, c'è partecipazione, c'è cultura. È veramente un piacere, ringrazio Roberto Boccalone e tutti voi veramente per questo invito. E poi ringrazio chi mi ha preceduto, perché, come dire, sinceramente mi avete fatto scoprire cose che, sapete, quando si scrive, è stato un momento difficile, che c'è stato di mezzo il Covid. Le 2 colleghe che non sono qui oggi hanno contribuito notevolmente a spingermi, anche sembrava non si finisse mai, e poi 1000 correzioni di bozze, chi scrive lo sa. Io anch'io non sono un pensatore, uno scrittore, anch'io sono per tanto tempo l'ha fatto. E devo dire, poi ci sono tanti contributi importanti, fra cui quello di Roberto Boccalon, che insomma, come dire, io riconosco la possibilità di cominciare a mentalizzare un po' tante attività fatte proprio alla Società Internazionale Arte e Psicologia, perché è stata quella che mi ha permesso, poi abbiamo fatto questa piccola affiliazione della nostra associazione lucchese, e mi ha permesso poi di portare avanti e di pensare un po', di pensare, e poi anche di scrivere. Però ecco, devo dire, il libro da che nasce? Nasce da la clinica di Pisa, che mi affida, passaggio al professor Cassano, professoressa dell'Osso, si femminilizza, tra virgolette, la clinica, ci incontriamo con la professoressa dell'Osso, che era una
compagna di corso, poi lei era un anno avanti, poi lei voleva tutti e tre te lode, io finito prima, ci siamo incontrati dopo tanti anni con Cassano, bene, ma insomma il biologismo un po', no? È della clinica di Pisa, quindi ci si vedeva ogni tanto, mi dice ma te che fai? E là, dico, sono andato in pensione da poco, insomma le porto, per andare a trovare una signora, le porto un foulard fatto ai telai dai pazienti, no? Delle antiche, gli antichi telai lucchesi riportati dentro al manicomio all'inizio del Novecento che diventano una cooperativa, no? E artigianale. E lì è nato, diciamo, questo incontro e chi gli dice, ma perché non insegni? E dico, ma io di abilitazione, in genere è quello. E dice, ma insomma c'è un corso. Morale della favola, io porto l'arte terapia nel corso per la triennale dei terapisti della riabilitazione psichiatrica, che poi sarebbero gli educatori professionali più o meno riveduti e corretti. E il tema fondante era insegnargli un pochino queste prassi, perché c'è questo problema, che non si trovano gli arti terapeuti, a lungo non è che pullula gli arti terapeuti, ma più che altro non esiste il ruolo. Allora, gli educatori professionali, nel fare l'arte terapia, molti dicevano, sì, io ho un talento, no? Ho un talento. Però non è detto che io, qualcuno faceva anche problemi un po' di ruolo, no? E non sempre si trovava il talentuoso che potesse dipingere o potesse... Sì, qualcuno c'era. Abbiamo avuto eccellenze, diciamo... in questo, in particolare un educatore professionale, Raffaele Panigada, che insomma è stato un grande promotore di queste cose, perché lui era un cantante, era un musicista. Poi abbiamo avuto degli aiuti speciali, no? Come quello che abbiamo qui oggi. Però ecco, non sempre si trova la possibilità di mettere insieme queste cose. Morale della favola, l'idea è quella di usare l'arte non come produzione, ma come fruizione. E qui nasce l'idea del gruppo mediazione artistica. Allora, io mi rifaccio a una serie di esperienze, che però non ho inventato quasi niente, per cui io ora manderei un video muto che dura 3 minuti e mezzo. E in questo momento ringrazio anche il maestro Giulio D'Agnello, che ci farà un accompagnamento extempore, nel senso. Colgo l'occasione anche per ringraziare Michela Panigada, che è la nostra colonna portante dell'Associazione Lucchese Arte e Psicologia, che anche lei contribuisce, perché le piccole associazioni, sapete, hanno bisogno di persone che sostengono. Io oggi mi porto dietro il mio alter ego musicale, potrei chiamarlo così, perché per me averlo accanto è una sensazione di sicurezza e anche di benessere. Allora, noi mandiamo un video che in 3 minuti vorrebbe ricordare tutte le esperienze lucchesi. Sì, bisogna che tu ti sposti, probabilmente, per vederlo. Dove sta qua? Andare qui? Allora, è importante che abbia il microfono lui. Sì. E in cui praticamente ho voluto mettere insieme i primordi, che poi si andrebbe all'Ottocento, però, perché nel vecchio manicomio, come dire, non si deve buttare tutto, no? Certamente del manicomio bisogna buttare tanto. Però c'erano delle cose che funzionavano, c'era anche una teorizzazione dell'arte, la chiamavano la ludoterapia, come momento di avanzamento verso quello che è un come se, no? Cioè io mi preparo in questo modo non al divertimento e basta, ma a fare delle cose che... E ci sono dei piccoli spezzoni, e quindi ci sono quella che può essere l'arte brute, l'arte... Ecco, allora bisogna spostare. Siamo pronte? Sì, bisogna spostare probabilmente però il microfono, perché se no non sento. Quella che è appunto l'art brut, il teatro, il cinema, perché poi siamo riusciti con la musica di Puccini a girare un film in cortometraggio, Il sogno d'oro, tratto da una musica di Puccini. Ma insomma il discorso lì sarebbe lungo e sarebbe una storia molto, magari dopo completo un po'. E partiamo, allora se Giulio D'Agnello è pronto, partiamo col video. Thank you.
È stato un po' difficile riassumere tanto tempo. Eravamo al festival negli anni 60, abbiamo aperto una capsula del tempo, il festival di musica leggera dell'ospedale psichiatrico di Maggiano, che dopo anni di prove, di valutazioni, con questo piccolo gruppo che si chiamava i Crazy Boys, messi insieme da... La citazione. Sì, sì, c'era la citazione con la chitarra, e componevano queste musiche, le parole le eseguivano, e 12 ospedali psichiatrici venivano da tutta Italia a cimentarsi durante la settimana della ludoterapia, così veniva chiamata, e il direttore dell'ospedale psichiatrico, professor Gherarducci, diceva: questo è un modo per superare l'ospedale psichiatrico, non per divertirsi. E i pazienti stessi dicevano nella rivista interna: stiamo battendo un diaframma, no? Quindi c'era già un discorso di lotta allo stigma e al superamento del pregiudizio.
Venivano fatte tantissime attività, avete visto la pittura, si sono, abbiamo mischiato così, l'ho fatto io questo video, quindi era molto artigianale, devo dire, un po' ieri e oggi un pochino quello che viene fatto. La realtà produttiva, ecco, che attualmente è forte per quello che può fare, è quella del telaio, perché ha un mercato e riesce a essere messa veramente in maniera buona, diciamo, su quello che... E poi fa parte della tradizione lucchese, dei vecchi telai, infatti è descritta. Ancorché vi dicevo però, poi, questi sono capitoli che io porto come le esperienze, ma di fatto oggi l'idea è quello di utilizzare appunto questi momenti a mediazione artistica in cui l'arte è un oggetto. È un oggetto da fruire, è un oggetto su cui discutere, è un simbolo da svelare, è l'avvicinamento a quell'area traumatica che normalmente a livello forse verbale, non con tutti, è possibile se non attraverso un lavoro lunghissimo magari, e poi anche mai forse, no? Allora l'idea è di creare questo, diciamo, lavorare forse sull'alone dell'area traumatica e lavorarci in questa dimensione ludica. È una dimensione ludica che poi coinvolge anche gli operatori. Perché di fatto un servizio di salute mentale funziona quando c'è un clima affettivo, una bolla affettiva che ci lega, un qualcosa comune. Come dire, impariamo ad amare il lavoro, ad amare i pazienti in quella maniera professionale, chiaramente giusta, no? Perché poi ci vuole misura anche quello, e questo ci aiuta, ci dà un nutrimento, ci dà... Io perlomeno, devo dire, mi sono basato molto, non solo sulle queste esperienze passate, che poi ho raccolto e abbiamo portato nel centro di salute mentale, ma anche sui vissuti personali, no? Per la mia proprio genio tassi verso ogni tipo di manifestazione, in particolare la musica, però sulla musica c'è stato un lavoro incredibile perché va reso merito anche alla nostra Carla Nolledi, che è stata la prima, diciamo, a entrare dentro con i gruppi di ascolto. Abbiamo veramente lavorato molto su questi gruppi di ascolto e poi, vabbè, c'è stata la rinascita di questo gruppo rock, altra musica rock, con incisione di dischi, partecipazione a vari festival. Sapete, in Italia ci sono questi festival delle psychiatric band cosiddette. Però poi un giorno lei mi disse: ma te hai paura della bellezza dell'arte, dell'eleganza che a volte... Perché, come dire, sì, le cose rock, le cose un po' informali, e dice: perché non li avviciniamo anche alla musica classica? Ci abbiamo Puccini. Puccini ha tutta una serie di situazioni traumatiche di queste donne, perché non ne va bene a nessuna, praticamente le storie sono terribili, no? E però piano piano, poi no, abbiamo luoghi pucciniani, li abbiamo portati su luoghi, e cioè è stato un percorso lento. Poi è chiaro che ognuno personalizza e fa un percorso personale e interiorizza. Allora, diciamo, l'assistente di Madama Butterfly, mi sembra si chiamasse la cameriera nelle scene pucciniane, perché prima di girare il film abbiamo fatto le scene, i quadri viventi, in cui c'è in playback la musica, poi magari interviene un cantante professionista o un flautista, eccetera. E loro rappresentano soltanto la scena che dura qualche minuto, l'avete vista, ma non le scu che si prova alle collane, che poi sono state la sua dannazione, no? Con i gioielli, perché lei poi viene arrestata, eccetera. E, pazienti gravissimi, con un trauma incredibile alle spalle, di abbandono, vissuti, che sono riusciti lentamente, ma qui è la relazione che ha funzionato, è la relazione terapeutica. Cioè è lì che poi si è inserito questo oggetto artistico. E lì siamo riusciti appunto a portare anche una paziente che aveva fatto, diciamo, vari tentativi suicidari a essere nella scena del coro muto della Butterfly, in cui appunto c'è Butterfly che, sapete, poi si uccide. Lei era l'assistente che le portava al tè, per cui insomma ci si avvicina anche ai problemi, ma in una maniera trasfigurata dall'arte.
Allora, si parlava appunto, ma avete dato un sacco di sollecitazioni, io vi ringrazio perché sinceramente è la prima volta che mi trovo a presentare il libro in cui mi arriva un afflato di generosità e di incoraggiamento, così io come dire, sinceramente ne sono, perché poi è un manuale questo qui, no? Un manuale rivolto ai linguaggi, io li ho voluti anche semplificare proprio per questi allievi che con me fanno 4 ore di lezione, 2 ore si fa la teoria e 2 ore si fa il gruppo esperienziale. Che, dico, voi ora dovete giocare il ruolo che giocano i pazienti quando eventualmente voi si può proiettare alla scena di un film, si può prendere un musicista dal vivo che viene e fa questo, oppure si fa ascoltare una musica e poi ci si parla sopra. Si può andare in un museo. Ecco, noi abbiamo utilizzato molto anche il museo. Abbiamo utilizzato molto il museo, Museo d'Arti Moderne. Purtroppo il lockdown poi ci ha un po' bloccato e ha bloccato anche il museo, ma insomma, come dire, andare in luoghi esterni è sempre meglio, proprio per questo discorso di depsichiatrizzare. Dunque, il ricordo di Gaeta è molto forte perché è probabilmente un po' gira la sua esperienza qui dentro, perché con la Ida da 3 soldi noi abbiamo scoperto un mondo, no? La portata delle sue rappresentazioni, in cui una volta l'abbiamo invitato, ci ha coinvolto anche noi, in quella famosa marcia trionfale in cui c'era quel trance che scendeva giù, veramente era... Lui aveva diciamo, incluso anche situazioni sociali molto periferiche, chiamiamole così, e è veramente stato molto, molto interessante. Magherini è stata importantissima, come tutta l'associazione per me, qui dentro insomma c'è credo l'anima un po' dell'associazione. Il percorso personalizzato, sì, è appunto l'idea di riuscire a trarre da ognuno il proprio, perché poi, come dire, no, non finisce tutto lì. Io lo dico sempre, non è che possiamo dire che con queste cose si guariscono le persone. Dio lo volesse. No, sono un supporto molto importante per cui poi inserite in un'elaborazione generale, però tutti devono essere un po' a conoscenza. E non è stato facile portare un CSM on stage, l'abbiamo fatto in varie occasioni, abbiamo fatto fare dei cori alle infermiere, abbiamo creato il coro degli stonati, il coro della salute era chiamato, non bisognava essere per forza intonati e ci siamo anche sbilanciati in situazioni, io non la rifarei più, insomma, in qualche teatro locale, e poi questo coro andava a finire nel reparto e si aprivano le porte del reparto. Dio lo volesse che si potesse andare a fare un coro a Mosca ora per cercare di aprire qualche porta mentale più che altro. Perché insomma la musica ha questa forza, no? Ci fa stare meglio, ci fa stare come dicevate voi, ci fa stare al gioco, veniva detto, ci fa stare un pochino al gioco, stare in questo gioco, quest'area ludica che ripropone un po' questo spazio transizionale precoce, no? In cui appunto... E poi sì, in effetti è vero, probabilmente ci sono anche delle situazioni un po' innate che il nostro genoma ci porta e delle, come dire, delle capacità anche che forse vengono anche da un qualcosa di familiare, no? È possibile a volte. Certamente l'esperienza espressiva già dalla prima età, dai primi giorni di vita, può aiutare. Ecco. Altre questioni che riguardano quello che avete detto, mi ha interessato questa visione del centro diurno. Il centro diurno, in effetti, se non si sta attenti, ripropone l'effetto manicomio. Della trasparenza del paziente che sta lì, quella è la sua sedia, con le sigarette, no? E quindi è vero, i centri diurni hanno, infatti l'idea è quello di svuotarli sempre di più e di riempire altre situazioni attraverso, ma in quello ci sono i percorsi con le borse lavoro, i laboratori di lavoro proprio, che però sono tanto difficoltosi da gestire, però insomma. Però ecco, chi fa queste varie, diciamo, questi vari percorsi poi ha anche la possibilità di usufruire di questi laboratori, quindi imbricare un po'
il tutto. Altre cose, la sorpresa della musica, sì, la sorpresa della musica. La musica ci sorprende sempre, l'arte ci sorprende sempre, e poi c'è tutto il discorso delle neuroscienze con i neuroni specchio e la simulazione incarnata, cioè c'è tutto questo nuovo sviluppo, e che tanto non c'è niente da fare, le vie sono quelle un pochino della ricompensa cerebrale, le vie cerebrali. Come dico spesso io a alcuni pazienti affetti da, diciamo, dipendenze croniche che seguono una comunità, se riusciamo a sostituire questi effetti con qualcosa che viene dall'esterno e che è naturale, certamente con meno forza, no? Gli endocannabinoidi, le endorfine, i cannabinoidi endogeni, endorfine, le encefaline, che hanno tutta questa facoltà, insomma, di fare, quando ci arriva. Ora io parlo della musica perché probabilmente è quella che arriva in una maniera più diretta, cioè arriva al centro encefalo, non c'è elaborazione corticale e c'è subito una reazione emotiva molto forte, no? E noi abbiamo una grossa produzione di sostanze in quel momento, no? Addirittura anche a livello epidermico sentiamo i brividi, ci sentiamo, poi appunto il battito cambia, ma poi ci cambia l'umore, in genere ci cambia un po' l'umore. Non lo so, ecco, direi che questo libro ha messo insieme anche tante altre voci, oltre alla mia, ci sono tante esperienze. Io sono molto grato alle due colleghe che hanno fatto questi gruppi, in particolare la lettura delle fiabe e del racconto, perché si sono, diciamo, connotati come dei contenitori importanti mentali per questi pazienti. E poi c'è stata questa cosa del collage, appunto, vedete questa, la copertina, no, del libro, un'opera che viene fatta e poi viene commentata, perché poi va condiviso, no, quello che si fa, quindi già fatta in gruppo e poi condivisa. E indubbiamente lo sapete tutti meglio di me che ognuno poi ha, prima mi è stato fatto vedere quel quadro là, no? E mi diceva cosa ci vede, non avrei mai pensato a quello che vuol dire quel quadro, però indubbiamente ognuno di noi ci vede qualcosa. Io avevo capito che c'era qualcosa di antico, qualche ricordo, e ero andato a pensare a un'area traumatica, invece non era un'area traumatica, era un'area ludica quella lì. Perché, come mi ha detto la direttrice, appunto, era un vestito che viene usato da tutti i pazienti, che è un vestito che girava quando i pazienti uscivano dall'ospedale. Era una condivisione, eh? Era una condivisione. Quindi l'arte è condivisione. Condividere vuol dire crescere anche, no? Certo. Sopportare meglio anche, no? Sopportare la fatica. Sì, la fatica. Io direi il dolore di affrontare il dolore. Che appunto, questo è un po' quello che volevo aiutare, ecco, questi ragazzi giovani a riuscire a entrare, perché poi, insomma, i nostri servizi a volte danno tristezza, danno anche, come dire, a volte anche inedia, nel senso, pigrizia anche, no? E ecco, questa è un po' l'idea, appunto, di portare un pochino di gioia della cura, ecco, portare un pochino di gioia della cura. Grazie, sì. Grazie molto. Io avevo condiviso con noi, ma soprattutto io penso che questo libro e i vostri contributi ci hanno permesso di riflettere sul significato, sul perché ci sono queste cose. C'è qualcuno che perché non... questo. C'è una cosa di Ivone Donegani, certo. Che dice: ringrazio moltissimo per questa interessante presentazione, mi spiace dovervi salutare, siete stati tutti bravissimi, vi farò raccontare da Angela l'intervento finale del dottor Marchi. Va bene, comunque è qui Ivone Donegani è una psichiatra, adesso pensione anche lei, e segue il coordinamento, segue Arte e Salute, e che noi abbiamo il coordinamento, noi come Mengusti abbiamo il coordinamento di un progetto che si chiama Teatro e Salute Mentale, uh-huh, a livello regionale, perché sì, oltre a quello che diceva Mimmo Verardi, non c'è solo Bologna, ci sono le compagnie teatrali che sono collegate ai dipartimenti di salute mentale di tutta la regione. Di tutta la regione. Tutta la regione. La Valle d'Aosta.
Ecco, noi abbiamo un protocollo firmato, e questo è molto importante, a livello regionale, dall'assessorato alla sanità e dall'assessorato alla cultura. Questo è stato diciamo il salto che abbiamo fatto, firmato da noi. Diciamo che noi toscani diciamo che siete un tantino avanti. Ecco, vabbè. Vabbè. Io però chiederei a Giulio Daniello di salutarci con la proto musicoterapia italiana, che è la pizzica della Taranta. Lui è un esperto. Noi però stiamo fermi. Chiunque, è credo che le endorfine muscolari, le endorfine che vengono prodotte. Abbiamo una specialità di tante. Comunque, un saluto è un saluto, come possiamo dire, energetico. Un piccolo accenno, così. Ma insomma, anche non enormemente piccolo, dai. Ecco, volevo anche spiegare la presentazione di questo strumento, perché ma questo si è portato alla chitarra della prima comunione. In effetti è però una scelta, perché è una chitarra del secolo scorso, la catanese del secolo scorso, che ha proprio quel suonino chiuso, tipico di quelle delle chitarre dell'epoca, che mi era più congeniale per commentare. Questa cosa è anche ovviamente per la Milanella. Salto del tempo. Il salto del tempo è di ritmo anche, Giulio? Beh, ma che ora tenta della corda. E posso andare sotto mare, a condizione che tu sia Ciao, 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 ciao,